Bentornati carissimi amici sul canale 3 a 0, e come potete ben vedere a noi i getter ci piacciono, soprattutto a me medesimo, e quindi con l'aiuto del Tri-Zero Robodu Shin Getter One meraviglioso, il GX06 della Bandai, ormai modello del trio del getter un po' vecchiotto, poi che ci abbiamo il Sentinel T-Rex, sempre dalla serie The Last Day, meraviglioso, stupendo. Il piccolino getterino super deformed, pitturato e assemblato dal grande Guido. Noi direi che possiamo andarci a vedere queste news di Post Plus e Sky X Studio, che non riguardano soltanto il robot del Getter One Armageddon, ma anche di un accessorio molto interessante che la SkyX ha mostrato al Wonder Festival 2023. Comunque andiamo a vederli insieme. Quindi, come prima immagine del prodotto della SkyX Studio, abbiamo l'hangar espositivo per il Getter One da loro prodotto. Logicamente questo hangar qui sarà predisposto per l'alloggiamento sia del Getter 1 sia del Getter Black, che vedremo in seguito, e del futuribile Getter Dragon, che hanno comunque sia mostrato in questa fiera. Dalle immagini l'hangar sembra una figata estrema. Con questo prodotto potremmo andare a replicare le pose e i momenti di manutenzione dei vari robottoni. Logicamente, a vederlo così sembra tutto quanto in plastica. Guardate quanto ci sta bene dentro il Getter One. Vi verranno dati anche tutta una serie di braccettini per fare in modo proprio che la replica dell'animazione sia fatta in maniera impeccabile. Non abbiamo logicamente né data di uscita, né costo, né dimensioni e né niente. A vederlo così, considerando che il robot è alto 25 cm, io direi che potremmo stare intorno a una ventina, 20, 22 cm di altezza per un 20 cm di larghezza e 10-12 cm di profondità, credo una cosa no del genere. Guardate quanto è bello qua il Getter. Logicamente qui staranno, non lo so, staranno ricaricando il Getter Beam. Bellissimo questo robottone, che oggi proprio ho preordinato, e come pensavo, orientativamente, il prezzo in Italia oscillava tra i 300 e i 350 euro, visto che ad Hong Kong costa soltanto 200 euro. Andiamo avanti con le immagini. Ecco qua un'altra immagine frontale. Sembra molto molto carino, eh? Pensavo, la prima volta che avevo visto queste immagini, che fosse soltanto un prodotto espositivo per proporre ed esporre il robot a questa fiera, e invece ho letto su internet che sarà un prodotto vendibile agli appassionati. E quindi che fai? Te lo lasci scappare? Oddio, dipende tutto quanto dal prezzo, considerando che gli hangar della Bandai venivano 30 euro l'uno. Io penso che questo almeno tra i 50 e i 79 euro in Italia, penso che staremo su quelle cifre lì, eh? Che palle, costa sempre tutto quanto un botto. Altra angolazione della stessa immagine di prima. Peccato che non credo che vi vengano dati dei tatocci, dei pupazzetti, degli scienziati o degli operai da mettere direttamente su questi ponti, che sono veramente fighi. Però vabbè, non si può avere tutto. Questo è lì dietro dell'hangar, che logicamente è aperto, e come potete ben vedere ci sono 6.000 bracci per andare a replicare tutte le funzioni di rimessa a posto e quindi di manutenzione del robottone, che logicamente sarà completamente distrutto come sempre. Meraviglioso Getter 1,
Bello, raga. Addirittura, ecco, vedi, che figata. Non ci avevo fatto caso. E bellissimo perché vanno a lavorare direttamente nella parte sotto al mantello. Figo. Molto, molto figo. Secondo me questo è un prodotto che, se il prezzo non è eccessivo, andrà preso, eh. Oh, abbiamo finito la parte dell'hangar che loro chiamano Hall of Armor. A noi è hangar. E andiamo invece a vedere l'altro prodotto che volevo mostrarvi, che sono le immagini del Getter Black, sempre guidato da Ryoma Nagare, sempre per la stessa linea, quindi come l'altro. Altezza 25 centimetri, deduco che il peso sia uguale, quindi siamo intorno a 1 kg. Sempre con le stesse pannellature che ho letto un po' in giro su internet, non a tutti sono piaciute, soprattutto magari le pannellature sull'addome, che quando si piega in avanti il robottone dovrebbero accentuarsi ulteriormente. A me, sinceramente, una modernizzazione così non dispiace per niente. Logicamente, immagine scurissima del Getter, ignorantissimo, con il pugno chiuso che dice adesso vi spacco. Eppure questo è un bel prodotto. Non si sa ancora, almeno io non ho visto né pre-order e né prezzo, quindi attendo. Logicamente lo sculpt è quello, a parte cambiare qualcosa, ma stiamo comunque là. Praticamente con due robot ne fanno, con un robot ne fanno due. Logicamente ci sarà sempre la sua mitica sciarpa, il mantello sempre con i ferretti interni per esporlo. Poi andiamo avanti. Altra bellissima cosa, praticamente è la stessa vista dall'altro lato. Andiamo a fare magari una zoomata sulla faccia, molto molto figa. In questa versione credo, almeno dalle immagini, non si sa niente che non ci siano delle placche in versione damage. Qua non si nota nulla, quindi I don't know. Andiamo avanti, qua fanno vedere logicamente il fronte e il retro. Noi il fronte già l'abbiamo visto 60 volte. Quindi direi che andiamo a vedere direttamente il posteriore del robot. A me, ragazza, queste pannellature piacciono. Non so a voi, ma a me comunque mi sanno molto molto fighe. Ecco, qui magari si vede la faccia del robot, il viso senza la sciarpa che gli copre, la bocca. Sembra interessante. Deduco che possa stare sulla stessa cifra dell'altro, anche se per chi non ha visto la preview del Carbotix Getter Black, rispetto alla versione Getter 1 c'erano 100 euro in meno. Quindi potrebbe anche essere che questo Black costi magari 200 euro anziché 300. Speriamo ci fosse un po' sta una fortuna. Bah! Oh, dopo aver visto le news del Lang e del Getter Black e della Sky X, andiamo direttamente a parlare invece di un altro robottone ciccioso, che è sempre quello, ma è fatto dalla Post Plus. Oh, eccolo qua, Post Plus, video preso dal loro video ufficiale di presentazione, nuova linea, ed eccolo qua, Getter 1 Armageddon Post Plus. Porca troia, sembra una figata. Come già potete vedere da questa immagine qui, è molto più pulito, quindi zero pannellature, molto più simile al Sentinel. Dimensioni non si sa niente, non si sa prezzo, non si sa data, non si sa una sega. Io direi che potremmo stare orientativamente su quello dello SkyX, quindi penso sempre sui 20-25 centimetri. Peso, I don't know, però è proprio identico all'anime. Qui ci fanno vedere un po' una carrellata del robottino con logicamente i due fucilozzi. Guardate quanto è bello.
pure questo tanta roba. Il problema è che è Post Plus, e sapendo bene o male i prezzi che c'hanno loro, questo secondo me rischia di pelare alquanto. Ecco qua, si chiude con la foto finale, con un'immaginetta anche di Ryoma, che non so se è un pupazzetto o un pezzettino di cartoncino con il disegno di Ryoma Nagare stesso. Ragazzi, direi che per questo video di news molto molto veloce, molto molto speed, molto molto easy, direi che è tutto. Se volete iscrivetevi al canale, ci fa piacere, commentate che i commenti sono sempre accetti, se volete lasciate un like, se non vi piace lasciate un dislike, pazienza, e ci vediamo alla prossima. Bella!